partiamo con i due requisiti di fondo di protezione delle informazioni aziendali riservate, e cioè cosa vuol dire il primo, anzi secondo me dobbiamo andare avanti. Oh, quindi vedete, io qui vi ho riepilogato, poi voi troverete tutte queste cose appunto nella presentazione cartacea. Informazioni aziendali, esperienza tecnica industriale, comprese quelle commerciali, che siano soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, in una precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Vediamo un po' questo primo requisito, in accoppiamento con quello che abbiamo detto adesso, cioè che cosa sono innanzitutto le informazioni aziendali riservate. Sono, o meglio possono essere, sia le informazioni di carattere industriale, faccio riferimento a disegni tecnici con i quali, per esempio, si descrive una macchina, disegni costruttivi di qualsiasi tipo di oggetto industriale. Faccio riferimento a formule chimiche, a descrizioni di processi di lavorazione, a diciamo qualsiasi documentazione. Sì? Nel caso del software, perché i programmi per il lavoratore sono tutelati ai sensi della normativa sul diritto d'autore, ok? Però se per esempio io sto studiando un software, ok, e ho ad esempio dei documenti di preparazione di un determinato software, non so, degli algoritmi non ancora completi, che ancora non costituiscono il programma in quanto tale, se io opero una segretazione dei documenti che sono in preparazione, diciamo così, del programma, allora sono tutelato ai sensi della normativa sul segreto. Cioè, in buona sostanza, tutto ciò che costituisce, anche solo intuitivamente, oggetto di creazione intellettuale, fino al momento in cui non viene in qualche modo tutelato, diciamo, ma in modo diverso, esempio, il programma software allo stato di preparazione, se viene segretato, è segreto, ok? E quindi viene tutelato in base alle norme di cui stiamo parlando.